Buongiorno a tutti, Daniel Facè, ristorante Atmosfera del San Gemini Pars di San Gemini, di nuovo qui con noi e oggi vi faccio uno spritz. Noi sappiamo tutti che andiamo a bere uno spritz da qualche parte, al bar, adesso soprattutto che viene l'estate, voglia di aperitivo, voglia di festa, di divertimento, ecco. Però io faccio uno spritz diverso da quello che beviamo di solito in giro. È uno shot, un piccolo shottino, per cui non c'è il bicchierone di spritz, anche se in qualche modo si potrebbe fare anche con questo. E vi faccio vedere come la penso io. Ho preso dell'uva bianca, la frullo e raccolgo solo il succo trasparente. Allora, adesso facciamo la spuma di vino bianco per il nostro spritz. Ho messo 180 grammi di vino bianco, 130 grammi di albume d'uovo, quello pastorizzato, 10 grammi di succo di limone e 10 grammi di sciroppo fatto con 50 grammi di zucchero, 50 grammi di acqua, lo fate bollire, una volta che è freddo quello è uno sciroppo. Mettiamo tutto nel sifone. Facciamo una sfera di Campari, che in pratica è la tecnica della sferificazione. Ne facciamo 100 grammi di Campari, 80 di acqua e ci aggiungiamo 1 grammo di alginato di sodio e frulliamo. Ho frullato il Campari, lo metto in una ciotolina e lo lascio riposare per 8 ore. Frullato l'uva, la mettiamo a colare con un pezzo di carta, così abbiamo un succo trasparente di uva. E adesso prepariamo il nostro spritz. Allora, io ho preso 1 litro di acqua, aggiungo 4 grammi di cloruro di calcio e mischio. Questa è l'acqua di uva bianca che abbiamo prima messo a decantare. In pratica, se vi ricordate, dentro in un foglio di carta, in un colino, così quello che esce è il succo di uva bianca. Preparo la sfera di Campari. Che belle. Prendo la sfera, la sciacquo in acqua, la tuffo nell'acqua di uva bianca e termino con la spuma di vino bianco. A questo punto abbiamo l'acqua, il vino e il Campari. Va bevuto tutto in un sorso, in modo che alla fine la parte amara del Campari scoppi in bocca e si sente il tutto. Al prossimo piatto, a presto, ciao!